Levitico capitolo 11. Poi il Signore disse a Mosè e ad Aronne: parlate così ai figli di Israele: questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Mangerete ogni animale che ha l'unghia spartita, il piede forcuto e che rumina, ma tra quelli che ruminano e tra quelli che hanno l'unghia spartita non mangerete questi. Il cammello, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete impuro. L'irace, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete impuro. La lepre, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete impuro. Il porco, perché ha l'unghia spartita, il piede forcuto ma non rumina, lo considererete impuro. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro corpi morti, li considererete impuri. Fra tutti gli animali acquatici, voi potrete mangiare questi. Mangerete tutto ciò che ha pinne e squame nelle acque, tanto nei mari quanto nei fiumi. Ma tutto ciò che non ha né pinne né squame, sia nei mari sia nei fiumi, fra tutto ciò che si muove nelle acque e tutto ciò che vive nelle acque, lo considererete abominevole. Li considererete abominevoli, non mangerete la loro carne, avrete in abominio i loro corpi morti. Considererete abominevole tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque. Tra gli uccelli avrete in abominio questi e non li mangerete, perché sono un abominio: l'aquila, l'ossifraca e l'aquila di mare, il nibbo e ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, il barbagianni, il gabbiano e ogni specie di sparviero, il gufo, lo smergo, l'ibis, il cigno, il pellicaio e l'avvoltoio, la cicogna e ogni specie di airone, l'upupa e il pipistrello. Avrete in abominio pure ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. Però fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi mangerete quelli che hanno zampe e sopra i piedi adatte a saltare sulla terra. Di questi potete mangiare ogni specie di cavalletta, ogni specie di locuste, gli agridi e i grilli. Ogni altro insetto alato che ha quattro piedi vi sarà in abominio. Questi animali vi renderebbero impuri. Chiunque toccherà il loro corpo sarà impuro fino alla sera. Chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Considerate impuro ogni animale che ha l'unghia spartita ma non ha il piede forcuto e non rumina. Chiunque lo toccherà sarà impuro. Considerate impuri tutti i quadrupedi che camminano sulla pianta dei piedi. Chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera. Chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti e sarà immondo fino alla sera. Questi animali li considererete impuri. Tra i piccoli animali che strisciano sulla terra considererete impuri questi: la talpa, il topo e ogni specie di lucertola, il topo ragno, la rana, la tartaruga, la lumaca e il camaleonte. Questi fra gli animali che strisciano saranno impuri per voi. Chiunque li toccherà quando sono morti sarà impuro fino alla sera. Ogni oggetto sul quale cadrà qualcuno di essi quando è morto sarà immondo, sia che si tratti di oggetti di legno o stoffa o pelle o sacco o qualunque altro oggetto di cui si faccia uso, sarà messo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera, poi sarà puro. Se ne cade qualcuno in un vaso di terra, tutto quello che vi si trova dentro sarà impuro e spezzerete il vaso. Ogni cibo che serve al nutrimento sul quale sarà caduta di quell'acqua sarà impuro e ogni bevanda di cui si fa uso, qualunque sia il vaso che la contiene, sarà impura. Ogni oggetto sul quale cadrà qualcosa del loro corpo morto sarà impuro. Il forno o il fornello sarà spezzato, sono impuri e li considererete impuri. Però una fonte o una cisterna nella quale c'è dell'acqua sarà pura, ma chi toccherà i loro corpi morti sarà impuro. Se qualcosa dei loro corpi morti cade su qualche seme che deve essere seminato, questo sarà puro. Ma se è stata versata dell'acqua sul seme e vi cade sopra qualcosa dei loro corpi morti,
lo considererete impuro. Se muore un animale di quelli che vi servono per nutrimento, colui che ne toccherà il corpo morto sarà impuro fino alla sera. Colui che mangerà di quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Allo stesso modo, colui che porterà quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Ogni cosa che striscia sulla terra è abominevole, non se ne mangerà. Di tutti gli animali che brulicano sulla terra, non ne mangerete nessuno di quelli che strisciano sul ventre o camminano con quattro piedi o con molti piedi, perché sono abominevoli. Non vi rendete abominevoli a causa di uno di questi animali che strisciano e non vi rendete impuri per causa loro e non lasciatevi contaminare da loro. Poiché io sono il Signore, il vostro Dio, santificatevi dunque, siate santi, perché io sono santo. Non contaminate le vostre persone per mezzo di uno qualsiasi di questi animali che strisciano sulla terra, poiché io sono il Signore, che vi ha fatto salire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Siate dunque santi, perché io sono santo. Questa è la legge riguardante i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove nelle acque e ogni essere vivente che striscia sulla terra, perché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è puro, l'animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare.